Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, perché la retta via era smarrita. Di sicuro, qui va il passo di Dante, so solo questo, su tutta la Divina Commedia so tre righe, che ogni tanto le spalmo come fosse marmellata, ma che so solo intrusione all'inferno, perché noi a ben godi siamo nell'inferno, ma del godimento, stiamo parlando di vino, ed è lì il viaggio iniziale, con legato il cibo, ospiti qualificati, e Roberto Francini che... Fatemi vedere Villa Severi dall'alto. C'è un drone sopra Villa Severi che ha girato sopra la testa di Roberto Francini. E Roberto Francini è lì dentro con il sommelier. Eccolo lì in fondo a quella meravigliosa residenza. Sei un signore, Roberto, dentro Villa Severi, al polo gastronomico. Ma devo dire che questo è un posto veramente bello. Scelto molto bene, che ben si presta anche all'atmosfera di esaltazione dei prodotti della nostra tradizione, però io devo vedere come si apre tecnicamente una bottiglia. Qui è tutta la trasmissione che ci giriamo intorno, prego, qual è il suo nome? Stefano Sacchetti. Stefano Sacchetti, mi apra questa bottiglia e nella maniera più proprio professionale, giusta, da servizio di alta classe, prego. Dove si fa il taglio, tanto per cominciare? Il taglio si fa sotto il secondo cercine. Vediamo. E il motivo è perché... Se si taglia sopra qui può fare delle grigie, può fare qualche goccia quando si versa nel bicchiere. Tagliamolo pure. Più sotto, qui sotto può darsi che il vino abbia versato, ci sia qualche forma di fermentazione, quindi si può pulire. Tutto si fa. Tagliamolo pure tranquillamente. Vediamo sotto questo. Cercine qui. Eccolo qua. Così. Perché a volte si vede tagliare più in alto, ma non è la cosa corretta. Poi si sfaglia così. Poi guardo, faccio bella prendiamo poi si prende il cavatappi. Il nostro cavatappi. Lo sai fare, Roberto, tu questo lavoro? Sì, certo, ne ho una certa. Poi sotto queste feste ne ho avuto una certa esperienza. Sto facendo collezione di tappi. No, io uso l'altro per aprire questo quello, il cavatappi più da signori. Ecco, quello con le braccette, no, si usa questo. No, quello le braccette le... è da dilettante. C'è Massimo, gli dà un nome particolare. Gli dà un nome particolare che non possiamo... Massimo, eccolo là, ma già offeso. Vabbè, accetto. Vai, sentiamo il rumore che è spettacolare. Il cavatappi c'ha due battute, si fa così, con la prima. Con la seconda. E poi la seconda. E si sta così. Poi si dà un'annusatina. Si asciuga qui. E poi bisogna, la cosa principale, bisogna annusare il tappo, così. Perché il tappo... Deve sapere di tappo. E il sapere di tappo è dovuto a un batterio o un fungo che il sughero, essendo di legno, essendo una sostanza organica, ci sta. E purtroppo ancora non è esistito chi ha tolto questo fungo, l'1% di bottiglia. Il tappo di plastica? Tappo di plastica, non c'è problema. Silicone, per i vini bianchi, per i vini. Versate sto vino, Francini, ma quale bicchiere a questo punto? Quale bicchiere? A questo punto, poi si mette qui, il tappo è buono, a questo punto bisogna fare il bicchiere, questo classico qui. Prendiamo proprio da lezione. Da lezione, dopo sì. Sentite il rumore. Si inversa un pochino. Ah, il rumore è spettacolare. Oh, madonna. Poi, sì. Se annusa il vino si dà prima un'occhiata al colore anche. Sì, si dà il colore, ora viene il mio collega. Ah, dopo facciamo proprio la degustazione di questo vino. Io finisco la stappatura. Dopo la stappatura bisogna agissare così. Una ruzzolatina. E una ruzzolatina per assicurarsi che il vino sia perfetto. Roberto, e dopo si può servire. Ve lo raccontiamo tra due minuti. Dopo. L'ultimo, giusto? Certo. Ok. Anche se ce n'è un altro per i saluti finali. Va bene, per i saluti te lo do. Allora, da Villa Severi Roberto Francini che ci sta facendo questa emozione. Iseppi, quando vede stappare il vino, è l'atto finale del lavoro che viene fatto. C'è un grande lavoro dietro e una grande competenza. Allora, Cantina dei Vini Tipici dell'Aretino, Iseppi, ci siamo interrotti prima sul discorso che stava facendo. Avete fatto una richiesta, due parole diciamo, richiesta di 200.000 euro che sono arrivati. Cioè noi abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana su un PIF, un piano integrato di filiera, valido per 2 anni, su un'attività di ricerca e sviluppo che abbiamo fatto assieme al CREA, l'Istituto di Viticoltura. Qual era la di Arezzo, con la finalità del basso impatto ambientale, cioè vedere di adoperare il minor numero di trattamenti sui vigneti durante il ciclo vegetativo della vite. In genere quanti se ne adopera? Dipende molto dall'annualità, dalla stagione, dalla piovosità, e proprio per questo
abbiamo dislocato in tutta la provincia di Arezzo, da dove provengono le uve dei nostri viticoltori, 15 centraline meteorologiche. Queste centraline meteorologiche inviano i dati principali, che sono temperatura e umidità giornaliera, che vengono elaborati dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza. In base alle risultanze di questi dati viene praticamente comunicato il momento più tempestivo per fare il trattamento sul vigneto. E tutto questo è collegato in rete e compare sul nostro sito. A voi ormai, insomma, anche a voi l'informatica va data una bella mano. Compare sul nostro sito, e sul nostro sito nella provincia di Arezzo ci sono riportate tutte le centraline, e ogni centralina ha semaforo verde, non serve trattare, semaforo arancione, attenzione, siamo sulla soglia di trattamento, semaforo rosso, intervenire assolutamente. Tu credevi che quando hai cominciato questa attività, o sei arrivato negli anni 80, l'importanza dell'informatica e dei computer aiutasse a creare un'emozione concreta come il vino? Io faccio fatica a scrivere con la penna, perciò potete immaginarvi, queste cose per me sono fantascienza, sono favolose. Difatti non avrei mai pensato che si arrivasse a questi livelli. Cioè, abbiamo l'agricoltore che sul telefonino guarda sul sito della cantina, vede e interviene nel vigneto. E tutto questo perché? Perché così si riduce il numero degli interventi sul vigneto, si inquina meno e poi si dà un prodotto più sano. Avete capito cosa c'è dietro anche a questi vini grandi, Seppi? Francesco, dai, una bella soddisfazione, tu che sei anche un amante sia del vino che del cibo, e vabbè, sei un esperto in comunicazione e informazione, perché tu fai anche la formazione a livello italiano sul mondo del digitale, no? Quindi realtà aumentata. Noi abbiamo il terzo contributo filmato, credo che sarà legato alla realtà Ma diciamo, virtuale. Diciamo che soprattutto è legato a un approccio diverso alla scelta del cibo, cioè non è direttamente collegato a queste tecnologie, ma fa capire un modo diverso che una società americana che si chiama McCormick, che produce spezie, ha pensato a un tema differente nella scelta del cibo preferito. Diciamo che loro hanno fatto questo esperimento che si chiama Flavor Print, cioè l'impronta del sapore, dove hanno categorizzato tutte le ricette per una serie di caratteristiche principali, ad esempio la croccantezza, la speziatura, e hanno dato dei parametri in percentuale, che poi sono rappresentati da questi colori con questi grafici, dove ogni ricetta ha una certa percentuale di croccantezza piuttosto che di speziatura, di dolcezza, sapidità e quant'altro. E hanno dato un metodo, diciamo, alternativo nella ricerca del cibo che preferisci, non più in funzione dell'ingrediente principale, ma in funzione di quello che è il gusto. Quindi io posso scegliere un dolce che rappresenta un gusto simile magari a un primo o un secondo piatto che amo mangiare. Quindi un approccio tecnologico a un qualcosa come la scelta del cibo, che sostanzialmente analogica. Ascolta, tu come sei anche docente, collabori anche con il master dell'Università San Raffaele di Roma sul cibo del benessere, eccetera. Dove pensi che stia andando il mondo legato al mondo del cibo, chiaramente, degli strumenti informatici e digitali? Ma secondo me ci sono due temi. Il primo tema, come ci raccontava prima, è quello dell'utilizzo delle tecnologie per migliorare lato produttivo. Cioè, ti faccio un esempio, quello di cui si parlava prima: grazie a un visore come questo, che è Microsoft HoloLens, che permette, diciamo, la visualizzazione di informazioni in realtà aumentata, tipo come era nei film di esatto, cose, non più attraverso un telefono che io devo puntare, ma con un casco che mi fa vedere le informazioni sparse nel territorio. Pensa, davanti a una vigna, avere la possibilità di mettere in testa un casco e vedere effettivamente i punti dove devi andare a fare un intervento. Ora io parlo ignorantemente del tema, però mi immagino che questo, per esempio, noi lo applichiamo molto nel mondo industriale, nella manutenzione dei macchinari, quindi anche nel mondo dell'enologia e quant'altro. Un operatore sul campo che indossa
un casco come questo, ha la possibilità di trasmettere ciò che lui sta vedendo a un operatore remoto che quindi è dall'altra parte del mondo, vede quello che vede lui e gli dà delle indicazioni quindi visive. Questa è la prima strada, l'altra dice... E l'altra invece è quella proprio della promozione, come parlavamo prima, cioè la possibilità di raggiungere intanto un pubblico che fino a qualche anno fa non era possibile raggiungere. Pensa un po' a una società aretina che avesse 10 anni fa pensato con la possibilità di esportare i propri prodotti dall'altra parte del mondo, cosa che era assolutamente impensabile. E poi tutto il mondo, come appunto raccontavamo, della possibilità di abbinare gusti, di conoscere e quindi l'esperienza di cui parlavamo. Che spettacolo, questa è la realtà aumentata, quella è la realtà virtuale. Questa è realtà virtuale. Oddio, sono in mezzo alla vigna, che spettacolo! Porco quindi cane. In questo caso qua, wow, è l'utente che è completamente immerso in un ambiente, wow, che non esiste. Usando o perlomeno... il telefonino che lo metti davanti. Esattamente. Che spetta. Roberto Francini, tu invece da Villa Severi, quella cosa costruita con col mattone, sei al polo del gusto per il corso dei sommelier. Lo versi sto vino, lo versi. Sì, no, ma Paolo mi sta insegnando come... va bene la posizione questa? Va bene. Va bene. Questa è... giusta. Allora, la presa è giusta, ne versiamo un po', mai più di un terzo, basta così. E poi, adesso, dammi un ripasso, cosa si fa adesso? Il vino è... Adesso si va a fare la degustazione, vediamo, a valutare la qualità del vino, in maniera molto sintetica. Prima di tutto la presa, notare la presa corretta del bicchiere per evitare di avere la mano lontana dal bevante che non trasmetta calore e... trasmette eventuali profumi di dopo barba, qualsiasi cosa. E poi si va subito immediatamente a valutare il vino. Il vino prima si guarda, poi si annusa, poi si assaggia. Con l'esame visivo si va a valutare la limpidezza, l'eventuale presenza di particelle in sospensioni. Poi si valuta il colore sulla superficie bianca e poi si valuta la struttura, la consistenza. Quello se un vino è più o meno pesante. Poi, fatto questo, immediatamente si va ad annusare il vino, si valuta l'intensità, quanto che la spinta quantitativa dei profumi. E poi, ruotando il calice, si va a far sprigionare i profumi e si va a individuare la stratificazione sequenziale dei profumi. È una roba abbastanza sofisticata. Non entro nei particolari, no, certo, perché ovviamente non è il contesto adatto. Temperatura del vino, vedo che nella valigetta c'è il termometro. Sì, esatto, perché un vino di rosso piuttosto tannico va servito a una temperatura 16-18 gradi, mentre un vino bianco fresco va servito a 8-10. E tutto questo per esaltare il vino stesso e l'abbinamento. Le poi caratteristiche e poi l'abbinamento, perché facendo un abbinamento scorretto con una temperatura non idonea si va un po' a penalizzare il vino e non a valorizzare l'abbinamento, che poi è lo scopo finale, diciamo, del vino. Scopo finale, perché anche il terzo corso, quello del sommelier. Il terzo livello è tutto basato sull'abbinamento cibo-vino. Si vanno un po' in 15 lezioni a, diciamo, ad individuare tutte le varie componenti alimentari. È complesso, però è bello, è un mondo, questo è un corso che ti apre un mondo. Lo so. Torniamo fra poco. Grazie, Alberto, Paolo. Allora, per i saluti. Un altro piccolo collegamento per presentarti una persona. Lì da Villa Severi abbiamo visto con queste immagini. Allora, tu l'assaggi in questo modo il vino, Bartolozzi? No, tu è normale, insomma, lo bevi. Sì, come lo bevi. La maggior parte delle persone. Allora, tu fotografo, torniamo con delle immagini, il concetto che ci sta guidando è il territorio. Abbiamo parlato del vino come centralità, però qui mi avete portato ancora l'utilizzo di raccontare un matrimonio voi di Wedding Movie, ma promuovendo il territorio. Ma ce n'era proprio così tanto bisogno di promuovere il territorio? Ma perché? Ma non sarebbe meglio Asettico in una bella chiesa? Beh, direi che ce n'è bisogno, anche perché abbiamo un territorio che è meraviglioso. Comunque la nostra zona è invidiata in varie parti del mondo, quindi viene tantissima gente a sposarsi qua proprio per il territorio. E quindi
abbiamo pensato di valorizzarlo il più possibile, perché comunque fa parte di noi, fa parte dei nostri racconti, fa parte del nostro quotidiano, comunque del quotidiano degli sposi, delle persone che decidono di lavorare con noi. Quindi vale la pena raccontarlo nella maniera corretta, sotto tutti i punti di vista, sotto le sfumature. Questi due volevano i cavalli, cioè l'allestimento del set per ognuno sulla storia che gli create, direi che alla fine fate un film, una storia, è richiesto, cioè loro volevano i cavalli. Loro sì, nel bellissimo senso che comunque amano i cavalli, vanno a cavallo, quindi per okay loro una parte importante della loro questo vita, questo, diciamo del loro percorso di coppia sono stati i cavalli. Sono conosciuti in un maneggio e che da lì abbiamo, l'abbiamo raccontata così, perché si trovano a proprio agio nel proprio scusa, mondo. Scusa, ti faccio quindi vedere un paio di foto, perché qui col vino siamo partiti. Mettiamo il microfono, sì. Bartolozzi, che è stato a Barcellona a fare un lavoro e l'hanno portato, l'hanno costretto ad andare a vedere il Barcellona a giocare. Quanto ha vinto il Barcellona? Va 5-0. 5-0 e Messi che ha fatto? Paura. Paura. Guarda qua che spettacolo. Cioè, qui l'utilizzo del mondo, ecco perché io mi aspettavo, ma come, volevo un po' di foto posate di quelle da matrimonio, perché le fiabe, qui qua che spettacolo, cioè siete un po' matti, dai, diciamoci la verità, siete un po' malati, dai. Penso di sì, direi di sì, direi, perché via, su, che il tempo che c'è dietro a tutto questo è veramente tanto. Ecco, io sto semplificando, ma dietro questo ci sono emozioni alla fine, no? Sì, alla fine si tratta di raccontare un'emozione che credo sia una delle cose più difficili, perché comunque fare un'altra tipologia di foto, uno still life, una foto di prodotto, stai lì finché non viene e continui, sposti le luci, sposti, modifichi e lo fai. Qui c'è da raccontare buona un'emozione. Sì, buona la prima, assolutamente. Grazie Andrea Bartolozzi di Wedding Movie. Roberto Francini, c'è una squadra schierata accanto, non so se è un generale o il maresciallo Massimo Rossi, che è maresciallo Massimo Rossi o generale? I saluti. No, ma prima dei saluti però ecco, ti volevo far vedere un'altra particolarità della nostra delegazione che cura per me Elena Maineri, che secondo me è veramente una cosa eccezionale. C'è una cosa, una novità, Elena, qual è la sua attività? Fare la formazione dei sommelier in lingua per poter comunicare i prodotti enogastronomici della provincia di Arezzo anche agli ospiti stranieri, sì, di una forma semplificata e accessibile a loro. Nella sua esperienza qual è il feedback che danno poi questi stranieri nei confronti dei nostri prodotti? Oggi parliamo anche del vino. Sono molto entusiasti, sì, sì. Vogliono sapere dove trovarlo da casa loro quando tornano e sono molto molto contenti di aver assaggiato questo. Bene, è stato fatto sicuramente un grande lavoro in questi anni da parte della cantina, da parte dei sommelier, da parte dei produttori che avete preso per mano e portato all'eccellenza, possiamo dirlo. No, diciamo che è stata una collaborazione, perché penso che siamo uno dei pochi territori in cui produzione, istituzioni, associazioni di settori riescano a collaborare, perché noi siamo il modello Arezzo e siamo unici in Italia. Bene, eccolo dalla là, sede dei corsi AIS Villa Severi è tutto, grazie ai nostri ospiti qui, grazie, un saluto naturalmente ai tuoi ospiti che sono lì in studio a Teletruria, grazie alla vostra attenzione e sempre ben godi. Grazie anche a Claudio Caloni per la regia, però tanto mi sentono un po' pidocchi, hanno aperto una bottiglia sola. Ragazzi, una bottiglia sola, Roberto Massimo Rossi, una bottiglia sola è aperto. Massimo! Questa è un'aula di scuola, non è un ristorante. Ma che non è una bisboccia. Il corso non è una bisboccia, è una scuola. Hai ragione. Grandi e so che avete tante. Aspettiamo le bistecche di Aldo e poi facciamo. Lo so. Mo adesso possiamo bere così. Facciamo barbecue fuori dallo studio, poi portate il vino. Sì. Usiamo l'audio, va bene. Grazie ragazzi, bene, grazie Massimo, bravissimi come sempre. Allora, Aldo, ho finito con te, ma non perché ci voglio mangiare la carne, no, ora si fa il barbecue fuori dallo studio, ma perché, Aldo, direi che tu rappresenti un po' il sunto di un percorso che il mondo del cibo della realtà della nostra provincia ha visto cambiare. Tu hai visto cambiare il mondo, Aldo? C'è per te computer, Marcantoni là che c'ha tutta la realtà aumentata. Sono rimasto incantato da quando ne parlava il signore qui del vino, l'altro signore
di qua, ma per me è tutta fantascienza. Non, io sono abituato che ancora mi vado nella stalla, mi controllo l'alimentazione, mi scelgo l'animale. Il tuo compito è quello, Aldo, credo, no? Scusami. Lo so, ma qui si va in linea ad una certa cosa che per me è... Che agile. Però, vabbè, tuo figlio comunica a livello internazionale. Quello senz'altro. Ti voglio dire, no? Sì, sì, sì. Cioè, sei d'accordo che, ok, noi diamo per scontato un grandissimo vino e un grande prodotto alimentare, però poi va anche comunicato e deve arrivare al consumatore. E come no, ma è importantissimo oggi. Perché anche lo straniero, mi dicevi, a mangiare panino con la porchetta nel pomeriggio d'estate ci vuol venire, ti è toccato creare un sistema che fosse funzionale anche accettabile, effettivamente, perché sennò perdeva quello che era la qualità del prodotto, perché poi non vengono, invece vedi, li mette a suo agio. Il regista ha visto più che le porchette, lui ci mette le bistecche in mezzo. Hai notato? Questa era una scelta che doveva fare lui. Io però una bella ragazzo, porchetta sicuramente. Ah, eccolo là, arriva, eccolo. Ora, panino perfetto. Ora col va salame. Col panino, col salame. Aldo, secondo te dove sta andando? Ho chiesto a loro, mi hanno dato ognuno un'informazione, dove sta andando questo mondo legato alla salumeria e alla carne? Tracciabilità? No, lo chiedo. Per tracciabilità assoluta, perché per forza, alla qualità che non si discute. Oggi la gente vuol sapere quello che mangia, mangia meno ma mangia meglio. Chiaro. E qui c'è i tuoi qui i maiali, dove sì, tu sei maiali, sì, cinta senese, grigio, in mezzo lì, È bellissimo. Mannaggia. L'animale che cresce in armonia quando si mangia è tutta un'altra poesia. L'avevi studiata a memoria questa? No, mi è venuta così. Ora, così improvvisa. Vabbè, ok. Allora, grazie a tutti i nostri interlocutori, grazie a Aldo Iacomoni di Monte San Savino, grazie alla regia Natale Teci, a Luigi per la parte audio e i contributi, Luca per lo studio, Luca Cocchetti, e Roberto Marini, che non ha mai indossato un casco di realtà virtuale. Te manca quello. Lui è social, fa tutto, ma ti manca la realtà virtuale. Te la faremo dare. Arriva la sigla, grazie a tutti di averci seguito.